spettacoli, concerti, solidarietà, sport, mostre e tanto divertimento a costo zero per il comune grazie all'intervento degli sponsor privati. Torna Catania in prima con un ricco cartellone di eventi a partire da domani e fino al 6 gennaio, con un programma variegato per tutte le festività natalizie che comprende ad esempio la maratonina del 9 dicembre con partenza da Piazza Università, il Natale al Librino con la presentazione della Sacra Natività, la rassegna concertistica Catania in Canto di Natale con numerosi concerti che verranno allestiti a Palazzo della Cultura e poi mostre, i mercatini, spazi per i bambini, anche quelli sofferenti negli ospedali. Il tutto è stato illustrato alla stampa questa mattina nell'ambito di un partecipatissimo incontro tra le istituzioni e i rappresentanti degli enti che stanno partecipando alla realizzazione delle manifestazioni. Anche quest'anno sono orgoglioso di aver presentato un Natale a costo zero per le casse comunali che viene sponsorizzato da tanti privati e rappresenta un unicum nel panorama siciliano, perché siamo riusciti a mettere assieme più di 80 eventi di sport, solidarietà, musica, concerti, istituzioni scolastiche, concerti dei bambini in tutta la città, coinvolgimento di tutti i quartieri della città, luminarie, senza, ripeto, che il comune abbia speso un euro, ma affidandoci al buon senso, alla capacità, alla fantasia anche dei commercianti, non soltanto del centro storico. Presenti anche i commercianti che in molte zone della città si sono adoperati per decorare le strade con le illuminazioni natalizie, anche se l'assessore Arramo garantisce che presto il comune provvederà. Mi è stato ovviamente sollecitato da più parti il discorso delle luminarie. Le luminarie, l'amministrazione si è impegnata per garantire appunto, diciamo, l'allestimento delle luminarie su tutte quelle che sono le arterie principali, Vietnè e Corso Italia. Avete sentito anche, diciamo, l'ausilio dell'Associazione San Lorenzo che ci dà per l'allestimento, diciamo, delle stesse, ma io non escludo anche la possibilità di dare, diciamo, ai miei concittadini la possibilità di illuminare anche qualche arteria che normalmente è rimasta al buio e che quest'anno forse per la prima volta la vedremo illuminata. I commercianti, vi siete organizzati anche di fronte al Natale? Le associazioni tutte sono state, diciamo, inserite su un programma di sviluppo e questo sviluppo praticamente parte dal programma del Comune che diverse associazioni hanno creduto di essere vicini con appunto eventi che partono dal giorno 24 e finiscono il giorno 24, dal giorno 8 al giorno 24 e sono tutti inerenti al centro storico per portare sviluppo proprio e vivacità al centro. Poi spazio all'organizzazione del 31 dicembre con un fantastico Capodanno in piazza. Denis, di Nati a Sud, voi vi state impegnando per dare un 31 dicembre ai catanesi e non all'insegna del divertimento, della musica e dello spettacolo. Che cosa ci sarà? Assolutamente sì, è un impegno molto molto importante perché per la prima volta possiamo lanciarci in questa elucubrazione. Avremo la possibilità di trasformare una piazza in un vero e proprio contenitore artistico e non soltanto, all'insegna dell'eccellenza della nostra terra. Abbiamo pensato di regalare momenti artistici e di aggregazione, perché trasformeremo questa piazza in questo lungo momento dedicato al gusto, al mangiare insieme, a stare insieme, con la colonna sonora dei più importanti rappresentativi gruppi del movimento Nati a Sud. Quindi tutti sono invitati? Assolutamente sì.